La nuova scuola di Cucurano è fantastica, bella, molto spaziosa e moderna, e siamo sicuri che tutti insieme noi ci staremo molto bene. Sulle note del brano del docente e cantautore fanese Davide Grilli, i piccoli alunni hanno raggiunto la nuova scuola primaria di Cucurano. La struttura, che sorge in via Duccek, ha visto un investimento di circa 5 milioni di euro da parte del comune di Fano. Viva la scuola! 10 classi, 5 laboratori, una palestra con spogliatoi, docce, infermeria e una tribuna estraibile per 50 spettatori, e poi una serie di spazi interni ed esterni, innovativi anche gli arredi per un importo complessivo di 200.000 euro, dai banchi componibili alle smart TV al posto delle lavagne, fino alle semplici scrivanie che sostituiscono le cattedre per superare il metodo dell'insegnamento frontale. Questa mattina, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, dopo i saluti istituzionali, è stato tagliato il nastro tricolore dal sindaco di Fano Massimo Seri. Perfetto. È una bella giornata, perché quando si inaugura una struttura lo è sempre, significa che c'è progresso e si cresce, ma soprattutto è una bella giornata perché inauguriamo questa scuola moderna, bella, con spazi adeguati, con strutture all'avanguardia che consentiranno di fare della didattica nel miglior modo. Quindi è una bella risposta a questo quartiere, ma ai ragazzi che la frequenteranno. Ora, nell'ex scuola elementare, tra poche settimane partirà un nuovo cantiere con altri 200.000 euro. Il comune interverrà sulla struttura che accoglierà la scuola dell'infanzia statale di Cucurano. Altri lavori sono previsti di fianco al plesso inaugurato oggi. Nel terreno limitrofo sorgerà un polo dell'infanzia con 3 sezioni del nido e la mensa. Sono già pronti sia il progetto che le risorse. Questo è un percorso che inizia nel luglio 2014, quindi è stato uno dei primi atti importanti dell'amministrazione comunale del sindaco Seri, una soluzione che non solo ci permette di ottimizzare e migliorare il quadro dell'edilizia scolastica cittadina, ma anche di rivisitare complessivamente l'articolazione dell'offerta educativa e formativa nella nostra città. Mancano gli ultimi dettagli, ad esempio la strada di collegamento. Sì, su questo il comune avvierà adesso la progettazione per poter congiungere via Duccek con un nuovo sbocco direttamente sulla Flaminia, che è essenziale. Nel frattempo abbiamo organizzato comunque la viabilità d'ingresso, non solo con ovviamente la segnaletica orizzontale e verticale, ma anche con un presidio della polizia locale e della protezione civile, che consentirà una gestione al massimo razionale di quelli che sono gli spazi ovviamente oggi a disposizione. Alla cerimonia sono intervenuti anche la dirigente Silvia Faggi Grigioni, che ha parlato di un sogno diventato realtà, e il vescovo della diocesi di Fano Armando Trasarti. Sua eccellenza, riprendendo un detto africano, ha ricordato che per educare un bambino è necessario un villaggio. E quindi è giusto partire dalla struttura, ma sono fondamentali le famiglie, gli insegnanti e una città che se ne prenda cura. L'educazione con partecipazione e con responsabilità. Non sono mancati gli auguri di buon anno scolastico anche da parte del primo cittadino. La scuola va vissuta anche nella socialità, e ho augurato loro di vivere questo anno scolastico con la giusta leggerezza, ma con tanta curiosità, sapendo che da adulti questi ricordi rimarranno indelebili, ma soprattutto il percorso formativo è la più grande forza che ognuno di noi può avere. E la conoscenza e la sapienza ci rende autonomi e più forti. Ecco, l'augurio è questo: viviamo la scuola con quella leggerezza, con quella socialità, ma con tanta curiosità.